Buongiorno a tutti da Luca di scacciatiinvestire.biz. In questa videoanalisi, in collaborazione con eToro, andremo a vedere quelle che sono le migliori opportunità di trading che sono presenti in questo momento sui mercati internazionali. Cominciamo da uno strumento finanziario che già nella scorsa videoanalisi avevamo visto, tant'è che avevamo lasciato l'euro-dollaro che era qui in alto e più precisamente in area 1,13. Beh, da lì appunto, come avevamo detto, ci aspettavamo una continuazione al ribasso, dato che il trend oramai da tempo è impostato al ribasso, con un primo target in area 1,12, target che è stato raggiunto proprio di recente. Infatti in questo momento i prezzi stanno battendo 1,11,89. Operativamente chiudiamo parte di questa posizione e lasciamo correre la posizione verso il nostro obiettivo primario, che è il livello appunto di 1,11, quindi ancora dello spazio per l'euro dollaro, che a nostro avviso potrebbe darci ancora ulteriori profitti continuando nel suo trend ribassista. Passiamo a parlare della star del momento, l'S&P 500 americano, che nella giornata appunto di ieri ha segnato i nuovi massimi storici. Un risultato davvero importante, che arriva anche in questo caso a distanza di una settimana dalla nostra precedente videoanalisi, dove avevamo detto che le probabilità che i prezzi raggiungessero quantomeno i massimi precedenti, ovvero i massimi del settembre del 2018, erano molto molto alte. Manteniamo però la posizione, perché questa sarà una settimana molto importante per il mercato americano. Ci sono le comunicazioni dei risultati finanziari di molte società importanti, tra cui Facebook, che poi vedremo. Un dato molto interessante che lascia sperare su un proseguimento al rialzo del trend in corso è il fatto che le stime dei vari analisti riguardante appunto gli utili e il fatturato delle varie società, le stime vengono battute regolarmente. Ieri è stato il caso di Twitter, per esempio, che ha battuto le stime. Insomma, il mercato americano sembra davvero in forma e i nuovi massimi appunto sono una cartina di tornasole che ci fanno vedere come di fatto gli investitori abbiano ancora fiducia in questo mercato, nonostante siano oramai 10 anni che sia in un palese trend al rialzo. Molto interessante vedere la comparazione tra l'S&P 500, appunto, che ha segnato nuovi massimi, e uno dei più importanti indici in Europa, ovvero l'indice DAX. In questo caso abbiamo tracciato una trend line che congiunge i massimi di gennaio del 2018 con il giugno del 2018, e vediamo che proprio in queste ore i prezzi hanno colpito la trend line discendente che vediamo su questo grafico. A questo punto, una operazione che vorrei proporre in questa videoanalisi è di fatto una doppia operazione, perché su questo livello vorrei fare un'operazione short, quindi al ribasso sul DAX, ma allo stesso tempo, per ridurre il rischio di esposizione sul mercato, si potrebbe tranquillamente impostare anche una posizione long sull'indice S&P 500. Quindi di fatto per questa settimana, per appunto i prossimi giorni, a mio avviso molto interessante una strategia in spread, quindi su due posizioni diverse: una posizione al rialzo su S&P 500 e una posizione invece al ribasso sull'indice tedesco DAX, che appunto ha davanti a sé una resistenza molto molto forte rappresentata da questa trend line discendente. Come promesso, andiamo a vedere il titolo Facebook. Oggi giornata importantissima per il colosso dei social network. Infatti proprio questa sera, alla chiusura dei mercati, verranno comunicati i risultati. Le aspettative sono abbastanza positive. Per quanto riguarda il fatturato, ci si aspetta un più 25% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, mentre ci si aspetta un calo degli utili. Personalmente mi aspetto un risultato positivo, più positivo rispetto alle aspettative, e credo che
il titolo possa salire e tornare almeno in area $200 per azione, abbastanza nel breve periodo. Perché mi aspetto questo? Perché a mio avviso la trimestrale di Twitter, che appunto ha riportato dei risultati molto positivi, ci ha fatto capire che il settore dei social network è assolutamente lontanissimo dall'essere morto, e credo che le stime degli analisti per quanto riguarda i risultati di Facebook siano ancora troppo sottostimate. Quindi credo che Facebook, con la comunicazione di questa sera, possa fare un bel balzo in avanti, quindi chiaramente bisogna entrare sul mercato prima che i dati vengano comunicati. Per oggi è tutto, noi ci vediamo la settimana prossima con la piattaforma di eToro.